Senatore Crosio, lei è uno dei senatori che si è occupato maggiormente della questione dei frontalieri. Allora, c'è molta preoccupazione un po' da parte di tutti, delle imprese, in seguito all'esito del referendum di ieri per quanto riguarda l'immigrazione. Lei come commenta questo? Io non la vedo tragica come vogliono farla, come la descrivono il governo italiano, ma in modo particolare i burocrati di Bruxelles. Innanzitutto una grande espressione di democrazia, un referendum da parte del popolo svizzero che ha dato un chiaro messaggio alla politica, al governo, ai sindacati, in cui chiedono nulla di più che al governo svizzero, danno 3 anni di tempo per rinegoziare i trattati con l'Europa sulla questione Schengen della libera circolazione delle persone. E questo mi sembra una cosa sacrosanta. C'è un tentativo da parte del governo italiano, accompagnato dalla sinistra e dai sindacati, di fare del terrorismo, dicendo che i nostri frontalieri saranno penalizzati. Non è affatto vero. Non è affatto vero, anzi io la vedo piuttosto come una misura di tutela, perché comunque la nostra manodopera, e non solo la manodopera, ma anche le eccellenze che per un motivo o per l'altro in questo momento stanno lavorando in modo particolare nel Canton Ticino, no, sono molto apprezzate. Meno sono apprezzate, non ben chiare, personaggi che vengono da altre parti dell'Europa, per cui una forma di tutela, perché essendo un popolo serio, il popolo svizzero, chiede nient'altro che tutelare il fatto che i posti di lavoro prima siano per gli svizzeri e gli stranieri domiciliati. Ripeto, gli stranieri domiciliati, per cui voglio dire, non c'è nessun genere di problema, anzi. C'è la questione dei ristorni, ancora aperta. A che punto sono le trattative con Berna e i governi italiani? Ma bisognerebbe chiederlo a Saccomanni, che non ha capito benissimo neanche lui cosa sta facendo. Il problema che noi sottolineiamo, e l'ha fatto molto bene il governatore Maroni in questi giorni, è che la questione dei ristorni non diventi la merce di scambio per quanto riguarda il fatto della trattativa sui capitali detenuti nelle banche svizzere e non dichiarati. Questo non lo permetteremo perché ci sono già 300 milioni di euro che giacciono nelle casse dell'INPS e che non hanno né nome né cognome, ma sappiamo benissimo che derivano dal lavoro e dal sudore dei nostri frontalieri. E questo il governo di Roma non ha mai voluto ammetterlo. L'INPS, con tutti i suoi personaggi che ben conosciamo, cercano di fare il gioco delle tre carte. La Lega non lo permetterà. Sia il governatore Maroni che il governatore Cota chiederanno a Letta una zona franca su questo. Sì, no, mi sembra una cosa saggia, un po' come è stato fatto per quanto riguarda i distributori di benzina, che hanno una concorrenza molto forte da parte dei concorrenti nei vari cantoni svizzeri, insomma, di confine. Questa è sicuramente una cosa saggia perché noi dobbiamo entrare in un'ottica che è questa. Una delle più grandi aziende lombarde si chiama Canton Ticino perché ci lavorano 60.000 persone. Ed è una risorsa nostra, anche per gli amici svizzeri, ma è innanzitutto una risorsa nostra. È chiaro che in questo momento di congiuntura economica bisogna trovare il giusto equilibrio affinché il Canton Ticino non cannibalizzi l'economia lombarda e viceversa. Insomma, questo lo può fare il governatore della Lombardia e il governo del Canton Ticino, perché Roma non è distante 600 km dalla frontiera, è distante 600 anni luce. Questo è il grosso problema del paese. Un nodo, un'ultima domanda, un nodo riguarda gli stipendi, perché da un lato gli svizzeri dicono che gli italiani fanno dumping salariale nei loro confronti, però ci sono anche gli italiani che magari vanno in Svizzera perché guadagnano di più. Allora, come si potrebbe risolvere, cioè cercando di pagare di più i nostri lavoratori qui in Italia, in che modo? Ma innanzitutto i frontalieri vanno in Canton Ticino a seguito di una richiesta che gli viene fatta perché c'è lavoro, non fanno parte di un disegno strano di qualcuno che vuole affossare l'economia svizzera. Sappiamo benissimo che c'è questa discrepanza fra gli stipendi che si percepiscono in Svizzera e quelli che si percepiscono nel nostro paese. È chiaro che fare misure protezionistiche come quelle che consiglia il governatore Maroni può essere un buon inizio. È chiaro che in questo momento c'è un problema di dumping salariale anche in Canton Ticino. Io capisco i miei amici svizzeri che sono piuttosto preoccupati perché anche là c'è qualche imprenditore che magari cerca di fare il furbo. Per cui
è giusto che si apra un tavolo di trattativa, ma deve essere fatto sul posto. Non lasciamo a Roma e anche a Berna, perché è distante anche Berna, questa trattativa. Sono interessi nostri, interessi comuni, interessi dei lombardi, dei piemontesi e dei ticinesi. Noi dobbiamo essere padroni a casa nostra facendo anche queste trattative.